vera croce. Un ritrovamento importante che a Gerusalemme si celebra, unico posto al mondo dopo la riforma liturgica del 1969, il 7 di maggio, proprio nel medesimo luogo in cui venne scoperta, nella Basilica del Santo Sepolcro. San Rufino che racconta come è avvenuto questo ritrovamento, come la regina Sant'Elena per una visione venne qui a Gerusalemme e identificò il luogo. Naturalmente le croci che vengono ritrovate sono tre, una nobildonna ammalata viene guarita al terzo tentativo, quindi quando tocca la vera croce. C'è anche un altro filone di tradizione che parla invece di un morto che viene risuscitato a contatto con la vera croce. Dal ritrovamento della Santa Croce nel 327 nacque poi la devozione alla reliquia. Questa infatti fu divisa e secondo sempre il racconto di San Rufino, la regina Elena mandò parti della croce alle varie chiese principali di allora, Costantinopoli e Roma, dove ancora oggi è possibile venerarne dei frammenti. Una parte invece la fece ricoprire, rivestire di argento e rimase qui. In quella occasione, tra l'altro, dice la storia di San Rufino, fu ritrovato anche il titolo collocato sopra la croce nelle tre lingue, Gesù Nazareno, il re dei Giudei. Mentre della parte conservata a Gerusalemme se ne persero le tracce con la conquista di Saladino della Città Santa, molti frammenti e schegge vennero prelevati già negli anni immediatamente successivi al ritrovamento, come testimonia Cirillo di Gerusalemme nella sua catechesi. Il legno della croce è ormai distribuito per tutta la terra in piccoli frammenti. Una messa solenne per riflettere e per meditare su quello che è il mistero della croce come strumento di salvezza. Di cosa ci gloriamo e di cosa ci dovremmo gloriare? Ha chiesto il padre custode durante l'omelia. Dice San Francesco, ci possiamo gloriare quando noi portiamo la croce del Signore nostro Gesù Cristo, viviamo in modo paziente le nostre infermità, cioè seguiamo Gesù Cristo con tutte le difficoltà che comporta nella vita di ogni giorno e lo facciamo sapendo che però in questo modo noi stiamo anche rivivendo quel mistero non solo di umiliazione e di abbassamento ma anche di esaltazione e di innalzamento che è stato la croce. I fedeli alla fine della celebrazione sono andati in processione per tre giri intorno all'edicola del Santo Sepolcro. Dopo la benedizione hanno potuto venerare la reliquia della Santa Croce, segno di speranza e strumento di salvezza.